Il concetto di sicurezza e il concetto di riders non sono stati molto spesso accomunati, ma si è parlato solo della precarietà del lavoro, che è uno dei grandi temi. Il secondo è invece quello di mettere su la possibilità, lavorando con soggetti privati, la distribuzione di un percorso di ore che possa formare i riders a quelli che sono i doveri e soprattutto le garanzie perché il lavoro si sviluppi in maggiore sicurezza. Parlare di sicurezza oggi in Italia e nel mondo del lavoro non è assolutamente anacronistico, visto i numeri dei decessi sui luoghi di lavoro. L'università svolge una funzione fondamentale unendo agli elementi della ricerca e della didattica una ricaduta appunto funzionale a quello che è il miglioramento della qualità della vita sui territori. Questi sono gli intendimenti dell'università e delle università insieme a soggetti privati che hanno dato la loro disponibilità, come già detto. Quali saranno le ricadute pratiche dopo questa intesa? Inizierà un corso in cui i riders potranno anche dalle loro sedi di lavoro, che sono appunto la strada, seguire dei percorsi formativi che verranno dati a distanza in modo telematico, sia con supporti di video, sia con vere e proprie lezioni che daranno delle fondamentali per salvaguardare la salute e la sicurezza nel lavoro.